Vico del Gargano, supermercati DN di Dattoli Nicola, in via Papa Giovanni XXIII. Arriva qui tutta la bontà dei prodotti tipici locali, direttamente dalle fattorie del Gargano, salumi, formaggi, olio. Il supermercato di Nicola Dattoli punta tutto sulla qualità, dai prodotti locali ai marchi più prestigiosi del settore alimentare. Cortesia, gentilezza, qualità e convenienza. Ogni giorno al supermercato DN, offerte eccezionali. A Natale preparate la tavola con le straordinarie offerte del supermercato DN in via Giovanni XXIII, Vico del Gargano. Gentili telespettatori, bentrovati con il consueto appuntamento con lo sport dilettantistico, il calcio dilettantistico anche e soprattutto, ma parleremo naturalmente di tutti gli sport. Questa sera dalla D alla Z, puntata eccezionalmente di giovedì per via del turno infrasettimanale nel calcio con la Lega Pro che ha visto lo slittare della trasmissione di un giorno per via della trasmissione di ieri. Zaffo con Lello Scarano si è parlato del momento del Foggia, momento abbastanza difficile, e quindi vedremo durante questa serata, ripeto, eccezionalmente di giovedì, tutte le immagini del calcio dilettantistico, del basket e poi tutte le grafiche di pallavolo, con tutti gli sport insomma dove sono impegnate squadre di capitanata. Io vado naturalmente a presentare subito i miei ospiti in studio, partendo dalla mia destra, il lato in cui c'è Angelo Petrucci, che è la voce del basket di Teledauna. Buonasera. Buonasera a te Fabio e a tutti i nostri amici che costantemente ci seguono da casa. E poi un amico della nostra trasmissione, anche se siamo partiti, questa è la prima volta dalla D alla Z, ma nelle produzioni passate, Carlo De Masi, allenatore dello Sport Lucera. Salve, buonasera a tutti. Buonasera Carlo De Masi. Grazie per avermi invitato ovviamente. Naturalmente con Carlo andremo a vedere tutto quanto concerne il campionato di seconda categoria, il loro impegno in questo campionato e la rinascita soprattutto del calcio a Lucera, perché c'erano delle situazioni particolari che andremo anche a rivedere insieme appunto a Carlo De Masi. Alla mia sinistra Vico del Gargano, rappresentata dalla squadra in terza categoria, dal vicepresidente Rocco Tozzi. Buonasera, saluto tutti e ringrazio per averci invitati. Vedremo naturalmente certamente anche qui campionato di terza categoria, vedremo anche di capire qualcosina in più su questa squadra, anche con Antonio Calabrese, il capitano. Giusto, grazie per l'invito e buonasera a tutti. Buonasera naturalmente anche a te, partiamo subito raccontando un po' quella che sarà questa puntata, una puntata speciale perché ci sono i turni infrasettimanali e quindi andiamo in onda praticamente a ridosso di nuove partite. Diciamo, andiamo subito, spezziamo la trasmissione a metà, due tronconi. Nel primo troncone andremo a vedere tutto quello che è successo nel fine settimana scorso e poi vedremo naturalmente tutto quello che sta per succedere in queste ore, perché ci sono turni infrasettimanali un po' dappertutto, a partire dai campionati dilettantistici di calcio, quindi Serie D, Eccellenza, Promozione e poi anche nel basket, non nella pallavolo, e quindi potremo vedere nella parte finale di trasmissione anche i prossimi turni della pallavolo con più calma. Allora, dicevamo, partiamo subito andando a raccontare quello che è successo nel fine settimana scorso e partiamo dal basket, perché Angelo Petrucci ha confezionato per noi due servizi, uno sulla vittoria della cestistica San Severo, uno sulla Serie C. Vediamo prima la cestistica. La decima giornata del girone D di Serie B vede l'Allianz Cestistica Città di San Severo centrare un netto successo contro l'insidiosa Bisceglie. In apertura le due squadre faticano a centrare il bersaglio, a spiccare tra i gialloneri e Capitan Di Marco con due triple consecutive. La via del canestro sembra essere davvero tortuosa e il parziale di chiusura del primo quarto è di 11-9 per l'Allianz. Svariati errori al tiro anche nella seconda frazione di gioco. Sbaglia meno San Severo con le bombe di Fabi e Di Marco. Quest'ultimo non ha nessuna intenzione di fermarsi e con l'aiuto dei grossolani errori biscegliesi porta San Severo a chiudere avanti per 33-23 al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi Cecchetti e Torresi decidono di far del male alla loro ex squadra, così la cestistica al trentesimo conduce per 62-37. Ultimi 10 minuti di gioco in cui accade poco o nulla di significativo. San Severo amministra il vantaggio senza troppe difficoltà fino al 35esimo. Poi gli ospiti si riprendono ma è troppo tardi ed alla fine i sanseveresi esultano per 76-68 conquistando il derby di Puglia.
Finalmente si è vista una cestistica costante in attacco ed in difesa quasi per tutto l'arco della gara. Questo ha permesso al collettivo Dauno di avere la meglio su un avversario sfrontato ed imprevedibile, che forse paga dazio per la sua giovane età media. Ancora basket con la Lega di Serie C Silver. Andiamo a vedere sempre il servizio di Angelo Petrucci. Il 14° turno di Serie C Silver consegna alla capolista Castellano Udas Cerignola l'undicesima vittoria consecutiva. I cannibali sembrano non essere mai sazi di successi ed espugnano il parquet di Martina Franca con un nettissimo 75 a 92 che blinda e cementa il primato fantino. Vittoria anche per l'altra cerignolana, l'Olimpica, che al Pala di Leo fa il suo derby contro la Diamond Foggia con il risultato finale di 95 a 74. Non c'è mai stata storia a Nardò dove la Visanum Vieste, falcidiata dagli infortuni, va a referto con soli 8 giocatori, di cui 5 under, e viene asfaltata per 97 a 57, nonostante la prestazione maiuscola di Lonnie Funderburke. Successo sofferto, ma tutto sommato soddisfacente per la Tamma Manfredonia, coi biancocelesti che si impongono in casa per 69 a 66, ai danni di un Monopoli che ha tirato le cuoia solo al suono dell'ultima sirena. Allora Angelo, è stato un fine settimana importante, poi passeremo naturalmente a quelle che sono le partite in queste ore perché ci sono delle partite importanti, una su tutte il derby di Cerignola in Serie C, però era necessaria la vittoria di San Severo su Biscelli, è arrivata. Era importantissima, era un vaglio di prova per un roster allestito, non dico per il salto di categoria, ma almeno per occupare le prime due o tre posizioni della classifica del girone D. È stata una vittoria frutto di costanza e attenzione, cose che sono abbastanza, non dico rare, ma che non si vedono poi costantemente per quello che riguarda la squadra giallonera. Spesso la difesa si ammorbidisce e l'attacco è troppo frettoloso, mentre per quanto riguarda la sfida di domenica contro la rivelazione del campionato che è il Bisceglie, abbiamo potuto vedere una squadra costante e attenta per 35 minuti. Per la prima volta in stagione e la cosa ha dato frutti, non dico inaspettati, però che magari si speravano contro un collettivo così frizzante, così giovane, così sfrontato come quello del Bisceglie, che ha un'età media davvero alla più bassa età media del girone, quindi una squadra a tratti anche incosciente. Così la squadra di Coach Cohen ha saputo imporsi con l'esperienza e con le capacità che davvero ha nelle mani questo roster. Diciamo che San Severo, e mentre prego in regia di farci vedere un po' i risultati dei campionati di Serie B, C Silver e Serie D di pallacanestro, con le vittorie appunto ancora dell'Olimpica Cerignola e dell'Udas di Cerignola, così come quella di misura di Manfredonia su Monopoli. È stato un turno, diciamo, molto positivo per le Foggiane perché vediamo che San Severo insomma è rimasta lì su in Serie B. In Serie C Silver Ludas non perde un colpo. Mi prendo la piccola responsabilità, Angelo, di dire che Ludas non perde un colpo. Siamo a pochissime ore dall'inizio di una nuova sfida, una sfida importante, il derby di Cerignola tra l'Olimpica e Ludas, quindi i tifosi Sponda Udas sicuramente staranno facendo i dovuti scongiuri, ma Ludas non perde un colpo, insomma. Ludas è una squadra allestita per il salto di categoria. Ludas è anche, diciamo, l'aiuto della fortuna perché altre squadre allestite per l'obiettivo importante della promozione stanno un po' arrancando, stanno un po' perdendo colpi. Ludas ha centrato la decima vittoria consecutiva, vale a dire 20 punti, non si perde da 10 partite per la sponda biancazzurra di Cerignola e questo è importantissimo per blindare quanto prima questa fase regolare del campionato e arrivare con la miglior preparazione fisica e soprattutto mentale alla seconda fase, che è davvero un campionato a parte. E siamo quindi arrivati praticamente a metà campionato, almeno nella fase regolare, poi ci saranno tutte le fasi secondarie dedicate ai playoff di Serie C Silver, che sono davvero un campionato a parte, lo ha detto anche Angelo Petrucci qualche puntata fa, lo abbiamo ribadito anche adesso, sono sicuramente delle gare
mi prendo l'azzardo di dire anche Ludas Cerignola a questo punto, perché il vantaggio è davvero tanto, cimentarsi con squadre di altre regioni. Passiamo al calcio, andiamo a vedere cosa è successo in Serie D, in eccellenza nei massimi campionati a livello regionale, perché ci sono stati dei risultati importanti. Va male in Serie D alle Foggiane con il Madrepietra Pricena che ha perso 1-0 in casa col Francavilla, perde anche il Manfredonia sul campo del Gelbison, pareggio per il San Severo a Rionero. Vediamo la classifica con il San Severo che è praticamente nella parte sinistra della classifica con 20 punti, a questo punto solo 4 di distacco dalla zona playoff, mentre Manfredonia e Madrepietra Pricena ancora di più sono nella parte bassa. Andiamo a vedere cosa è successo in eccellenza, perché è arrivata una vittoria importante per l'Audace Cerignola. Parleremo e vedremo anche le immagini di questa partita, 4-0 sul Molfetta. Purtroppo non è riuscito all'Atletico Vieste il favore appunto al Cerignola, perché il Bitonto, e vediamo la classifica, vince 2-0 a Vieste e si ritrova sempre in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sull'Audace Cerignola. Vediamo anche la classifica del campionato di eccellenza, 2 punti di vantaggio, c'è sempre l'Altamura a 3-3, meno 1 anche dal Cerignola. Vieste che perde qualche colpo ma resta sempre lì. Promozione, vince l'Ascoli Satriano 1-0 sul Canosa, mentre tra le altre insomma c'è il piccolo passo falso dello Sporting Gordona 2-2 a Corato, perde il Monte Sant'Angelo sul campo del San Marco, perde anche la Real City di Stornare e Stornarella. Classifica con ormai l'Omnia Bitonto già ampiamente avanti, seguono tutte le altre con lo Sporting Gordona che perde il secondo posto, Monte Sant'Angelo ancora in zona playoff, occhio alla parte bassa per Ascoli Satriano, Real City e soprattutto San Marco. Andiamo avanti, prima categoria, qui c'era una partita importante, la più importante, Giovinazzo Cele di San Vito. Abbiamo anche le immagini della partita, ma insomma, Cele di San Vito che è stato molto molto sfortunato, 2 episodi provocati insomma dal portiere, 2 gol del Giovinazzo sono stati 2 autentici regali del portiere del Celle, e purtroppo il Cele di San Vito ha perso una ghiottissima occasione per riportarsi sotto. Vediamo la classifica con anche l'Erdonia che ha perso, Giovinazzo che torna in testa, 20 punti, 19 dell'Audace Barletta, l'Erdonia e il Terlizzi salgono al terzo posto a 16, Celle che perde qualche colpo. Seconda categoria e chiudiamo la parte dei risultati con l'Atletico Ortanova che pareggia 0-0, e qui il risultato che purtroppo fa male allo Sport Lucera di Carlo De Masi, la sconfitta in casa dello Stornarella. Anche qui abbiamo le immagini, tra poco partiremo proprio con le immagini, vediamo per un attimo anche la classifica con comunque lo Sport Lucera sempre in zona playoff, vedremo poi con Carlo De Masi appunto di capire quali sono le ambizioni della squadra, anzi lo facciamo subito, ambizioni del Lucera, insomma fermo restando che si è ripartiti e questo è già importante. Infatti era importante ripartire, Fabio, io ho raccolto l'invito del presidente dell'Aquila perché praticamente siamo ripartiti dalle ceneri e ancora oggi stiamo pagando un poco le conseguenze di tutte queste annate precedenti negative. Abbiamo ancora problemi con il campo, giochiamo praticamente sempre in trasferta, sia le partite in casa sia le partite fuori casa. Però nel nostro piccolo stiamo cercando di venire fuori da questa situazione e lo facciamo tenendo lontano le problematiche che non riguardano prettamente il campo, il calcio giocato. Ecco Carlo, è importante far capire insomma anche a chi ci segue da casa che Lucera è una piazza che ha vissuto calcio ad altissimo livello, in eccellenza, proprio nel insomma prima di cadere poi nel baratro. Il dopo Pitta è stato tragico per Lucera, adesso c'è la rinascita. Quanti anni vi siete dati un po' del tempo per capire quanti anni ci vorranno per riportare Lucera lì? Ma secondo me è impossibile quantificare, ma sicuramente non pochi, perché come ti dicevo, oggi come oggi la problematica più grande che si deve risolvere è quella legata al campo sportivo. Siamo diciamo in una buona fase e se tutto va come dovrebbe andare, penso che per l'anno nuovo dovremmo riprendere a giocare sul nostro campo. Poi il resto è legato tutto poi a quello che girerà intorno a questo ritorno, tra virgolette, al calcio giocato in casa nostra. Sei soddisfatto dell'inizio di campionato? Sì. Diciamo che stiamo rispettando in pieno quello che ci aspettavamo all'inizio. Sicuramente non siamo una super corazzata, io ho letto da qualche parte che
ci diciamo additano come una super corazzata. Diciamo che non credo che sia proprio così, senza nulla togliere ai miei ragazzi, però ci sono sicuramente 4-5 squadre superiori a noi. E torneremo naturalmente alle vicende del Lucera. Adesso andiamo a vedere per un attimo anche qualche schermata sui campionati di Molise e Campania, con il Pietramonte Corvino in eccellenza che continua a perdere, ultimo in classifica. Qui c'è anche insomma qualche tasto dolente di Amarcord per Carlo De Masi, che è stato tecnico da quelle parti, sì. E il Roseto appunto allenato da mister De Masi, che perde 3-0 in promozione. Poi vediamo anche via via le altre: sconfitta per il Volturino in prima categoria, vince Casalnuovo e Alberona vincono, mentre pareggia il Chieuti. Andiamo con l'altra grafica, perché va tutto bene in seconda categoria con il Casali Downi di Casalvecchio, che è nelle zone alte della classifica dopo questa sonora vittoria. Resta nelle zone alte in promozione campana anche lo Sporting Accadia e vince ancora una volta il Panni. Questo è un po' di risultati. Andiamo a vedere il primo servizio, che ci parla di calcio. Lo ha confezionato per noi Gargano TV, e della sconfitta dell'Atletico Vieste contro il Bitonto. Corsaro a Vieste, il Bitonto di mister De Candia espugna il Riccardo Spina e consolida la sua leadership nel campionato di eccellenza pugliese con 32 punti. Superiorità evidente degli ospiti, anche se i Gargani ci hanno fatto molto bene la loro parte, pur orfani di tre importanti giocatori, il bomber Trotta e i difensori Telera e Camasta, che hanno abbandonato la città del Pizzo Muno per approdare in altri lidi. Camasta nello stesso Bitonto, assenza che si è fatta sentire, che ha permesso alla capolista di imbastire ottime trame di gioco, specie nel primo tempo, andando vicino alla rete già dai primissimi minuti, con due traverse di Bonasia al terzo minuto e al 19esimo, e con il tocco sotto porta di Albrizio al 21esimo respinto da Innangi. Al 27esimo il bomber Zotti perde l'occasione da distanza ravvicinata con l'estremo difensore viestano, che manda in angolo. Non fallisce il capitano al 32esimo, quando porta in vantaggio la sua squadra con una penne dalla lunetta centrale su calcio di punizione che Innangi non vede, rimanendo immobile. Ma il Vieste non si perde d'animo affatto e al 40esimo potrebbe pareggiare con Facecchia, il quale, lanciato in area da Colella, sciupa clamorosamente a tu per tu con il portiere Longo. Ci riprovano i biancocelesti del Gargano 4 minuti dopo, quando su calcio di punizione di Colella, capitan Sollitto, ben appostato in area, svetta di testa, mandando la sfera a pochi centimetri oltre il palo lontano. Meno incisivo il Bitonto nel secondo tempo, che lascia più spazio ai padroni di casa, i quali però non approfittano, ma sono sempre gli ospiti che si fanno pericolosi in diverse occasioni, costringendo i garganici a fare gli straordinari. Al 15esimo, su tiro di Albrizio, Innangi non trattiene e cerca di approfittarne Turitto, che però si vede negata la gioia del gol da Partipilo, bravo a rubare palla. Due cambi operati da Mister 5, Trigiani per Gallo e Mangini per Di Mauro, sembrano cambiare i termini della partita per il Vieste. Trigiani, che rientra dopo due mesi di stop, si fa vedere subito e al 17esimo ci prova dalla distanza con un bolide che però il giovane portiere ospite riesce a bloccare. I bitontini non demordono e non si accontentano di amministrare il vantaggio, tant'è che sono bravi a raddoppiare al 31esimo con Turitto, il quale sulla respinta Innangi su tiro di Albrizio mette facilmente in rete, anche se la posizione dubbia è contestata dai viestani, che reclamano il fuorigioco. Ed è sempre Turitto in forma smagliante a mettere in difficoltà ancora una volta il Vieste nel corso del 37esimo minuto, ma stavolta è bravo Innangi ad opporsi e a bloccare in qualche modo la sfera. La partita termina con la vittoria meritata per i bitontini, che ricevono gli onori da una nutrita rappresentanza di tifosi in trasferta. Per il Vieste, che ha giocato con cuore e con la grinta di una grande squadra, tenendo testa ad una corazzata nonostante il risultato, occorrerà dunque recuperare gli uomini giusti in questi giorni di mercato di riparazione per proseguire il difficile cammino di campionato. E questo il servizio confezionato per noi da Gargano TV, la sconfitta dell'Atletico Vieste. Atletico Vieste che ha perso due elementi importanti, Trotta e Telera, ha perso anche il direttore sportivo Ciuffreda, che ha lasciato, ma è arrivato un elemento di sicuro valore, che è Antonio Compierchio, che giocava nel Gaeta in eccellenza laziale. Adesso si ritrova a tornare a casa, il calciatore foggiano si ritrova adesso a rivivere delle emozioni importanti, perché aveva già giocato a Vieste. Allora, soffermiamoci un po' anche sulla realtà di Vico. Anche qui
tanti anni senza calcio, così come era successo a Lucera, ben 5 per l'esattezza. Comincia questo campionato di terza, 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta, 8 punti in classifica. Vi ritrovate comunque vicino alla vetta che ha 10 punti. Certamente, è stato un avvio inaspettato. Più che altro, perché noi dopo 5 anni abbiamo rimesso su una società, c'era questa voglia di tornare a fare calcio, prima squadra. Qui abbiamo trovato il nostro presidente, che è un giovane imprenditore che ha preso a cuore questa realtà, anche se diciamo che lui di calcio è inesperto, però gli è piaciuta questa idea di riportare entusiasmo in paese e l'ha sposata con molta gioia. Ci ritroviamo a fare un bel campionato, un pubblico entusiasmo, ci seguono tutte le domeniche. Non ce l'aspettavamo tutta questa... Giocatori del posto? Sì, sì, la maggior parte sono del posto, poi sono qualcuno nel paese limitrofi, di Schiterra, di Rodi, diciamo che abbiamo un connubio vasto, tutti i ragazzi con qualche persona esperta e sembrano che giocano da anni insieme, siamo fortunati perché stiamo avendo grossi soddisfazioni. Ecco, con Antonio Calabrese tu sei il capitano, come è stato rimettere insieme insomma tutti questi ragazzi per cercare di portare... Avvico l'entusiasmo, perché poi la gente del posto ci tiene particolarmente a vedere i propri ragazzi in campo, magari anche quelli dei paesi limitrofi. Allora, diciamo che non è stato difficilissimo, perché come diceva il Presidente, sono 5 anni che manca il calcio da Vico, quindi appena abbiamo cominciato, preparato questa nuova stagione, si sono presentati in tantissimi, grazie poi a un connubio di meno giovani come me, un po' più giovani, abbiamo in squadra... Abbiamo la media di 9 juniores, quindi giovani e meno giovani. Abbiamo iniziato questa stagione abbastanza positivamente, nel senso che abbiamo fatto le prime 3 partite, 2 vinte, 1 sconfitta, 0 gol subiti. Quindi è andata abbastanza, abbastanza positiva, un Vico a 2 facce, come è stato scritto in questi giorni. Più forte, giocando meglio con le più forti e meno bene... le meno, diciamo, meno forti di questo campionato, come siamo noi, essendo una nuova società creata, certo, dopo tanto tempo. Ecco, il rapporto di Calabrese con il mister. Calabrese con il mister. Abbastanza positivo, sì, abbastanza positivo, perché alla fine ci dà tranquillità, ci dà esperienza, ci dà la sua esperienza che decennale in questa società, soprattutto in questo paese, e quindi è abbastanza positiva. Ecco, d'altronde il capitano non può permettersi di parlare di andare no, a parte gli scherzi è chiaro che quando si crea un rapporto importante tra l'allenatore e il capitano insomma risente per bene tutta la squadra, sì, vero mister? Infatti è fondamentale il rapporto allenatore-capitano, è fondamentale, ne giova sia nello spogliatoio e sia fuori dallo spogliatoio, sì. È fondamentale. E noi abbiamo, al di là delle telecamere, delle persone che vogliamo naturalmente salutare, perché sono state citate. Abbiamo il presidente appunto del Vico Nicola Dattoli, abbiamo il direttore sportivo Pasquale Abruzzese, e poi il segretario del Lucera Antonio Di Caterina e Pasquale Cannizzo, che anche del Lucera, il direttore sportivo se non erro. È un dirigente sportivo del Lucera. Eligio Casiere. Che salutiamo peraltro, esatto. Noi li vedremo a fine puntata, ci saluteremo tutti quanti insieme per augurarci poi questa festa, buona festa dell'Immacolata a tutti. Abbiamo ancora delle immagini del campionato di eccellenza e poi ritorneremo un attimo sul mercato perché si parlerà dell'Audace Cerignola. E allora vediamo l'intervista a Mister Farina realizzata da Fabio Trallo di cerignolaviva.it con le immagini delle reti. Prima rete all'esordio di Nicolas Di Rito, che è sicuramente uno degli elementi più importanti arrivati a Cerignola. Vediamo. Appassionati di calcio, ben trovati dallo stadio Monterisi, dove appena terminata la gara tra l'Audace e la Molfetta Sportiva, vinta dall'Audace 4-0. Qui di fianco mister Farina, mister, una partita dominata in lungo e in largo, 4 gol, 3 punti pesanti. Sì, i ragazzi oggi hanno fatto una grandissima partita, anche sullo 0-0 abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, poi con Di Rito siamo riusciti a sbloccare i risultati, nel secondo tempo è stato tutto più facile. In una partita come questa cosa le è particolarmente piaciuto? No, a me, devo essere sincero, la squadra ha fatto, tutti quelli che hanno giocato, i 14 che hanno giocato, sono comportati alla grande. Però i 3 giocatori, 4 giocatori nuovi, Di Rito, Lo Iodice,
Trové e Lecce hanno fatto, secondo me, una buona partita e già hanno capito la nostra mentalità, il che per me è un passo in avanti, perché gli altri sono con noi da 2 mesi, questi qua sono arrivati adesso, quindi c'è bisogno che comprendano bene i meccanismi. Sì, l'ha già detto lì, c'è stata una grande risposta di tutta la squadra, soprattutto anche di nuovi acquisti. Che valore in più possono aggiungere a questa rosa? No, possono aggiungere sicuramente tanta qualità, perché non li scopriamo certamente oggi. Questi sono giocatori di categoria, anche di categorie superiori, che hanno fatto sempre bene. Loro devono essere solo bravi ad integrarsi bene nel gruppo, cosa che già è avvenuta, e devono essere bravi a capire quello che voglio da loro e a sacrificarsi per la squadra. Oggi mi sono permesso di parlare dei singoli, però il calcio è un gioco di squadra, noi dobbiamo pensare al gruppo come collettivo, e quindi è sempre il gruppo che ti fa vincere le partite, e quindi è fondamentale che tutti abbiamo la stessa, tiriamo tutti dalla stessa parte. Mister, per chiudere, la gara di oggi apriva una settimana con 3 impegni, la prossima è contro l'attuale capolista Bitonto. Che gara si aspetta? Aspetta una gara importante. Il Bitonto è una squadra allenata bene dal collega Di Candia, una squadra che ha tra le file giocatori che questo campionato l'hanno vinto tante volte, vecchi giocatori che ho incontrato 15 anni fa come Zotti, De Santis, giocatori importanti, quindi voglio dire, noi però dobbiamo pensare a loro rispettandoli e sempre a noi stessi, anche perché secondo me, come vi ho già detto le altre volte, il vero Cerignola, su tutti gli aspetti di vista, si vedrà dopo la sosta. Sicuramente a fare un debutto con Coli Vittoria, sicuramente molto importante. Oggi pensavamo solo a lasciare 3 punti qua a casa e per fortuna è andata bene. Sei arrivato qui da soli 4 giorni, oggi già la prima da titolare, che squadra, che ambiente trovato? No, una buona squadra, un bel ambiente, una squadra, un mister molto preparato e penso che siano tutte le cose per andare avanti per questa strada. Le prime parole in giallo-blu di Nicolas Di Rito e poi naturalmente anche l'intervista di mister Farina ci riporta un po' a quella che è l'attualità e al turno infrasettimanale che si giocherà in queste ore, ma lo vedremo nella seconda parte di trasmissione. Andiamo avanti ricordando anche quelle che sono le operazioni di mercato, le ultime operazioni di mercato, primi colpi del DS del giudice ad Apricene, è arrivato il portiere Maraglino, 90, classe 1990, 150 presenze in Serie D, anche presenze con Gela e Tar in Lega Pro, poi anche Diomande Yacouba, centrocampista del 94, lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie D con il Siena, quindi 2 arrivi importanti per l'Apricene in Serie D, Apricene che non se la passa bene perché avevano abbandonato poco prima di questi acquisti giocatori del calibro di Pastore, ma soprattutto Cioffi, che era il capocannoniere della squadra e insomma erano dei cannonieri più forti della categoria. Qualche cambio anche in panchina con Alfredo Bertozzi che passa dalle giovanili dello Sporting Ordona al Troia al posto di Nando Colantonini e con Rutigliano che si siede sulla panchina della Juniores, appunto, dello Sporting Ordona. Ancora immagini di gol, vediamo con la cronaca di eventi in diretta la vittoria del Giovinazzo sul Cele con quei 2 episodi sfortunati di cui parlavamo prima, vediamo. Tutto bene, non fa preoccupare. La rossa, mette in mezzo, attenzione a Compierchio, cade in area di rigore e l'arbitro va a decretare la massima punizione. Parte Compierchio, spiazza il portiere e fa 1-0, quindi dopo 1 minuto e 50 di recupero al minuto 47 c'è la rete messa a segno dal Cele di San Vito. Patruno prova l'apertura per Arsale, si coordina, va la conclusione al volo Arsale, indecisione di Riceputo e c'è il gol dell'1-1. Forse non c'è ancora stata, siamo 10 secondi oltre il 45esimo. Arsale sul pallone, palla da girare nella barriera, ancora pasticcio di Riceputo e la doppietta di Arsale. Di testa Minervini e finisce qui la partita con il Giovinazzo che batte per 2-1 il Cele di San Vito. Purtroppo non è stato fortunato il portiere del Cele di San Vito, quindi con lui tutto il Cele di San Vito, che ha perso una ghiotta occasione perché vinceva sul campo del Giovinazzo, che è l'attuale capolista. Il campionato di prima categoria, l'abbiamo analizzato anche con mister Attilio Presutto, è molto corto e quindi questa sconfitta davvero non ci voleva. Andiamo a vedere anche le immagini della vittoria dello Stornarella sul Lucera e poi ne parliamo con mister Carlo De Masi.
Il big match della nona giornata del campionato di seconda categoria, girone A, si gioca al Comunale Scirea di Stornarella tra i padroni di casa, il maglia arancio bordo bianco, e lo Sport Lucera di mister Carlo De Masi, che precede la formazione di casa di 3 lunghezze in classifica. Minuto di raccoglimento su tutti i campi per la memoria della Chapecoense, la formazione brasiliana colpita dalla immane tragedia sulle colline di Medellin in Colombia, l'incidente aereo, e qui gli applausi nel ricordo della formazione brasiliana. Qui il calcio d'avvio affidato a Brenvaldi per lo Stornarella, subito pericoloso Stornarella con Brenvaldi che prova ad appoggiare dietro la conclusione della distanza da parte di Fiore, pallone ampiamente alto, inquadrati anche i fedelissimi dello Stornarella che non mancano mai al supporto della formazione di mister De Martino, la conclusione di Brenvaldi, ancora pallone ampiamente fuori, prova a farsi pericoloso ancora lo Sport Lucera con Russolillo che mette questo pallone in mezzo, non arrivano gli attaccanti della formazione di mister De Masi, prova ancora a farsi pericoloso la formazione ospite, il giocatore stornarellese, qui intanto il pallone in avanti a cercare Brenvaldi, la conclusione di Brenvaldi e il gol spiazzato alla retroguardia dello Sport Lucera che si fa beffare da Brenvaldi che torna così alla marcatura, e un gol che decide la gara con Brenvaldi abbracciato dai suoi compagni di squadra. Rivediamo il pallonetto a beffare Moffa e si torna ancora con i fedelissimi inquadrati qui per il vantaggio dello Stornarella, conclusione della distanza, adesso un problema per Lodia, prova ancora a farsi pericoloso avanti lo Stornarella, qui di Marcetta prova ad andare, qui c'è il fallo, attenzione, il secondo cartellino giallo per il numero 8 Davide De Mare che lascia il campo, quindi ha espulso con lo Sport Lucera che resta in 10 in questo finale di partita. Sport Lucera quindi in inferiorità numerica, prova a farsi pericoloso ancora in avanti lo Stornarella, si distende Moffa e salva, poi doppio intervento di Moffa e salva il risultato, prova a farsi pericoloso ancora in avanti lo Sport Lucera, conclusione dalla distanza e salva tutto anche Lodia, grandissima parata di Lodia che salva il vantaggio, qui ancora con Fiore alla conclusione, il pallone intercettato ancora da Moffa, il rilancio e qui arriva il triplice fischio arbitrale, Stornarella che torna alla vittoria. Le ultime partite abbiamo giocato bene, abbiamo accolto nulla, come ti disse l'altra volta, Biceglie, abbiamo subito il gol all'ultimo minuto, domenica scorsa a Manfredonia contro Stanicandro abbiamo subito il gol al 95esimo giocando un'ottima partita e abbiamo perso 1-0. In casa col Carpino, te la ricordi la partita? Una partita che potevamo vincere, poi gli episodi ci stavano condannando, alla fine abbiamo pareggiato. Diciamo oggi è stata una partita combattuta, abbiamo sofferto però diciamo abbiamo meritato la vittoria, abbiamo giocato, abbiamo sbagliato un gol, porta vuota, le occasioni le abbiamo avute. Sì, le ultime partite, le ultime 3 partite abbiamo raccolto poco perché sia da Bicelli abbiamo pareggiato al 95esimo, in casa non abbiamo vinto con il Carpino, abbiamo sbagliato rigore, traverse, quindi diciamo che ci manca qualcosa, ci mancano almeno 4-5 punti. Oggi abbiamo incontrato una squadra, una buona squadra, perché Lucera è una città, quindi c'è a disposizione un budget di giocatori elevato, quindi hanno fatto anche qualche altro acquisto, quindi è una buonissima squadra. Ecco i complimenti di mister De Martino anche al Lucera per la bella partita fatta, anche perché mentre vedevamo le immagini della partita Carlo De Masi saltava sulla sedia come se stesse ancora giocando, perché è arrivata qualche occasione persa, quella parata all'ultimo. No, ma del fa ancora rabbia vedere il gol preso. Là c'è un grande rammarico, perché noi questa partita l'avevamo preparata benissimo, perché conoscendo diciamo il loro modo di giocare l'avevamo preparata in tutti i dettagli, sia nel possesso che nel non possesso. È un peccato perché un attimo di distrazione ci è stato fatale, anche se poi dopo l'1-0 hanno avuto qualche buona ripartenza, ma dettata dal fatto che noi comunque ci siamo sbilanciati in avanti. Diciamo che c'è il rammarico per aver perso una partita che si poteva tranquillamente pareggiare. Però comunque abbiamo perso, dobbiamo fare i conti con la realtà. Purtroppo fuori casa ci capita spesso di prendere dei gol a questa maniera, dovuti diciamo alla nostra inesperienza, più mentale che altro.
Ecco, nelle immagini che abbiamo già visto con anche Luca Caporale, poi le interviste realizzate anche a mister De Martino, andiamo agli altri sport, andiamo a vedere cosa è successo nei campionati di pallavolo, risultati maschili e femminili. Partiamo dalle donne con una nuova vittoria, la settima per la Libera Virtus di Cerignola, 3-0 su Pescara, vince anche Manfredonia, Libera Virtus che resta in testa, lo vedremo tra poco, vince il big match l'altra squadra di Cerignola, la Tecnomaster Biz, 3-2 sulla prima donna Bari, ottava giornata di Serie C. In Serie D una vittoria e una sconfitta per le due lucerine, Gam Ristorazione che vince 3-0 sul Barletta, perde contro il Bisceglie e la SVG Energia Lucera, perde anche il Foggia Volley. Andiamo a vedere la classifica, dicevamo in testa la Libera Virtus in B2, bene anche Manfredonia nelle zone alte, in testa la Tecnomaster Biz in Serie C, mentre in Serie D, insomma, con qualche difficoltà Lucera, la Gam Ristorazione Lucera si porta al quarto posto. Vediamo gli uomini, perde ancora una volta Ludas Cerignola, vince in Serie C la Locazione Amica Lucera, anche qui ci sono due squadre di Lucera, la Volleyball perde 3-1 a Molfetta. In Serie D vince 3-2 fuori casa la Fenice Cerignola, vince 3-0 il Volley Capitanata, perde al tie-break Manfredonia. Vediamo le classifiche importanti, perché la Volley Fenice Cerignola va in testa in Serie D, Volley Capitanata ad un solo punto al terzo posto, quindi bene le foggiane. In Serie C, insomma, così così, la Locazione Amica si mette a centro classifica, sempre al palo la Volleyball Lucera. In Serie B va male Ludas Cerignola, che si ritrova al terzultimo posto, però è chiaro che l'importanza del campionato la dice lunga su quanto sia difficile poi effettuare delle partite in questo campionato. E il prossimo turno dell'Udas Cerignola, lo vedremo naturalmente più avanti, non risparmia appunto ancora una volta la squadra bianco-blu. Calcio a 5, chiudiamo questa prima parte di trasmissione, andiamo a vedere cosa succede cosa è successo in questo turno. Va anche qui male a Manfredonia C5 di Michi Grassi, 4-0 a Canosa, perde anche il Donia, mentre va bene al Troia che pareggia 2-2 con l'Eraclio Barletta, pareggia anche a Monte Sant'Angelo, perde San Severo. Andiamo a vedere cosa succede nelle classifiche, perché se Manfredonia si ritrova a centro-bassa classifica con 11 punti in Serie B, in Serie C1 anche il Donia si ritrova a 19 punti nella zona mediana, mentre il Troia è il secondo insieme proprio alla squadra che ha affrontato, a 3 punti dal San Ferdinando. Chiudiamo la prima parte di trasmissione vedendo un'intervista, perché sarà il nostro trade union tra la prima e la seconda parte. Coach Gesmundo dell'Olimpica Cerignola di basket, qui ritorniamo al campo preferito da Angelo Petrucci, ci parla della scorsa partita, ma ci parla di quello che è il derby Olimpica Udas. Vediamo. Una squadra finalmente al completo, e si è visto il derby della Capitanata aggiudicato contro Diamond Foggia. Sì, finalmente stiamo recuperando giocatori e quindi abbiamo espresso una settimana d'allenamento competitiva e produttiva che poi ci ha portato a giocare una partita molto positiva e molto soddisfacente contro il Foggia. Adesso dobbiamo soltanto rimanere con la testa al lavoro che abbiamo espresso durante la settimana e incrementarlo in vista di quello che sarà il prossimo impegno, che è l'ultimo del girone d'andata, e il derby cerignolano, a cui ovviamente tutti tengono in maniera particolare. Torniamo in studio, stiamo per concludere questo primo troncone, naturalmente l'importanza di questa sfida la vedremo tutta nella seconda parte. Ora ci fermiamo un attimo per il nostro spot pubblicitario, poi ritorneremo naturalmente e continueremo il nostro discorso sugli sport di Capitanata. Rico del Gargano, supermercati DN di Dattoli Nicola, in via Papa Giovanni XXIII. Arriva qui tutta la bontà dei prodotti tipici locali, direttamente dalle fattorie del Gargano. Salumi, formaggi, olio. Il supermercato di Nicola Dattoli punta tutto sulla qualità, dai prodotti locali ai marchi più prestigiosi del settore alimentare. Cortesia, gentilezza, qualità e convenienza. Ogni giorno al supermercato DN, offerte eccezionali. A Natale preparate la tavola con le straordinarie offerte del supermercato DN in via Giovanni XXIII, Vico del Gargano. Bentornati in studio, seconda parte di Dalla D alla Z. Abbiamo già esaurito tutta la prima parte, quella dedicata alle immagini e ai risultati degli scorsi turni. Naturalmente ringraziamo il nostro sponsor e cerchiamo adesso in questa seconda parte di concentrarci su quello che sarà, partendo da vedere quelli che sono i prossimi turni nel campionato di calcio a 5 che abbiamo appena lasciato con le classifiche. Vediamo cosa succederà in questi prossimi giorni. Non si gioca qui il turno infrasettimanale, le gare vanno tutte
tutte di sabato, tranne il Monte Sant'Angelo che giocherà di domenica contro il San Ferdinando. E restiamo in C2, il Futsal Troia andrà sul campo del Santos Biscelli e Torre Maggiore al derby con San Severo, mentre in C1 il Doni andrà a giocare a Taranto, Manfredonia in Serie B contro il Giovinazzo. E qui c'è il derby tra Torre Maggiore e San Severo. Angelo. È un derby che vede favorita, come del resto anche la classifica lo può dire chiaramente, vede favorito i padroni di casa del Torre Maggiore, perché Tiki-Taka parte svantaggiata per via della giovanissima età del roster bianconero. È un progetto giovanissimo, è un progetto che getterà basi anche sul settore giovanile dal prossimo maggio. Magari ecco, potremo parlarne proprio con la dirigenza del Tiki-Taka in qualche puntata futura del nostro format sportivo. Il mio pronostico da sanseverese e estimatore della Tiki-Taka San Severo è purtroppo per il Torre Maggiore, perché la carta dice questo, poi la palla è rotonda, lo sappiamo bene Fabio, tutto è possibile nel mondo dello sport. Certo, soprattutto poi in sport tecnici è un po' più difficile, in sport tecnici come il basket, come il calcio a 5, come anche nella pallavolo, però insomma la palla è rotonda, come diceva Angelo Petrucci, può succedere di tutto. Pallavolo, andiamo a vedere cosa succederà in questo prossimo fine settimana, anche qui non ci sono turni infrasettimanali, si giocherà sempre tra sabato e domenica, resterà a riposo il Volley Manfredonia, libera Virtus che andrà sul campo della seconda in classifica, il Grotte di Castellana. Altro big match quindi in questo fine settimana. Tecnomaster Bills che andrà a Trani in Serie C, Ortanova in casa contro un'altra squadra fortissima che è l'Altamura. In Serie D le due di Lucera vanno fuori a Giovinazzo e Ruvo, Foggia andrà sul campo della Sportiglia Biscelli. Andiamo a vedere gli uomini con l'Udas di Cerignola che affronterà il Leverano, secondo in classifica, anche qui scontro difficile. In casa le due squadre di Lucera, Volleyball contro la Castellana Grotte, Mater Volley, mentre la locazione amica contro Volley Cassano. In Serie D, in casa, Fenice Cerignola e Volley Capitanata per cercare di proseguire la propria lotta verso la parte alta della classifica. E allora, ritorniamo al basket, perché proprio in queste ore si stanno giocando i turni infrasettimanali. Ce ne parla Angelo Petrucci, naturalmente partiamo dalla cestistica San Severo. L'undicesima giornata del campionato di Serie B vede l'Allianz Cestistica Città di San Severo impegnata nella trasferta di Venafro in questo turno infrasettimanale. Dopo la schiacciante vittoria ottenuta in casa col Biscelli, il collettivo sanseverese renderà visita al fanalino di coda del campionato, quella Dynamic Venafro che finora ha rimediato la bellezza di 10 sconfitte in altrettante partite. Coach Cohen potrebbe approfittare degli ampi favori del pronostico per impiegare maggiormente qualche seconda linea del roster giallonero in vista del delicatissimo impegno di domenica prossima, quando al Falcone Borsellino ci sarà l'Ostico Campli. Coach Mascio si affiderà come sempre a Tamburrini, Rossi, Kuscioff e Moretti. Dovranno quindi stare attenti a non sottovalutarli i vari Cecchetti, Torresi, Cangi, Di Marco e Ciribeni, perché alla fine si sa, la pallacanestro è fin troppo imprevedibile. La pallacanestro è imprevedibile. Angelo, c'è da continuare questo percorso intrapreso da San Severo, che è stato interrotto soltanto a Monteroni. Montegranaro che intanto ha preso la vetta della classifica, e questo è il dato più allarmante per San Severo. Montegranaro ha preso la vetta della classifica e temo che, da tifoso della cestistica, temo che ci resterà fino a fine campionato. Se verrà mantenuto questo ritmo da parte della Poderosa, che è davvero una corazzata. La Poderosa ha praticamente due squadre, non ha rincalzi, non ha seconde linee, sono tutti giocatori di prima fascia, è una squadra allestita per il salto di categoria, allestita spudoratamente, concedetemi il termine, per il salto di categoria. San Severo cerca anch'essa di figurare in questo campionato, magari ecco non con gli stessi mezzi dei gialloblu marchigiani. San Severo adesso deve centrare la seconda vittoria consecutiva, dopo quella bella ottenuta e vista a San Severo contro il Biscegli. San Severo si recherà a Venafro, è una squadra che finora in 10 turni ha rimediato 10 sconfitte. I favori del pronostico sono spacciatamente per la cestistica, però occhio a non sottovalutare gli avversari, anche perché Coach Cohen potrebbe impiegare delle seconde linee a larghi tratti della gara per far rifiatare i suoi uomini punta di squadra, perché domenica a San Severo arriva il Campli che si gioca al momento il secondo posto proprio con cestistica e Biscegli, quindi c'è da stare attenti e ragionare anche in ottica futura. Due punti che devono arrivare, ma con parsimonia. Serie C Silver, prima di vedere il servizio di Angelo Petrucci, un pronostico su quella che può essere la sfida tra le due cerignolane. Udas secco. Andiamo Udas a vedere... sopra di 20 punti. Andiamo a vedere il servizio.
Nella festività dell'Immacolata e riscatto, la parola chiave delle squadre foggiane impegnate nel campionato di Serie C Silver, che darà vita alla sua 15ª giornata in un turno infrasettimanale. Al Palarusso di Foggia, la Diamond padrona di casa dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo per avere la meglio sul Francavilla e magari compiere un passo in avanti. Stessa sorte per la Bisanum Vieste, che all'Omnisport ospita il Castellaneta. Non sarà facile per i Garganci, dato che buona parte del roster è parcheggiato in infermeria. È chiamata invece a confermarsi la Tamma Manfredonia, di scena a Mola di Bari. I riflettori sono però puntati sul derby fantino. Al Pala di Leo di Cerignola, la capolista Castellano Udas scontra i concittadini dell'Olimpica in un derby che si preannuncia molto più che acceso. Questo il turno della Serie C Silver. Andiamo a vedere anche nella grafica cosa succederà nei prossimi campionati. Abbiamo parlato appunto dei campionati di basket. Vediamo cosa succederà nel campionato di Serie D di calcio con la 15ª giornata. Sempre in Serie D, dicevamo, tra le sfide più importanti la Priscena che andrà ad Anzio, mentre l'Ercolano affronterà il Picerno. L'altra, la sfida probabilmente quella più importante è quella tra Trastevere e Gravina, mentre Manfredonia affronterà in casa il Cinzia di Genzano e il San Severo il Gelbison. Andiamo in eccellenza perché il big match è tutto a Bitonto. Si gioca la prima contro la seconda, Bitonto, Audace, Cerignola. Cerignola che ha dimostrato, praticamente 2 settimane fa, di potersela giocare con le grandi, anche con le altre grandi del girone, pareggiando ad Altamura, anche in 10 contro 11 peraltro, mentre Vieste andrà a Taranto, team Altamura che andrà sul campo del Molfetta. Promozione pugliese, andiamo a vedere anche qui, si giocherà la 14ª giornata con il San Marco che andrà sul campo della capolista Omnia Bitonto. L'Ascoli Satriano andrà a giocare a Monte Sant'Angelo per il derby della provincia di Foggia. Sporting Ordona contro la Terza, Real City in casa contro Trulli e Grotte. Vediamo la prima categoria velocemente con l'Erdonia che andrà sul campo del Celle di San Vito, anche qui una sfida di alti livelli. Giovinazzo, la capolista, andrà a Terlizzi. Andiamo poi in seconda e chiudiamo con la seconda categoria. Il Lucera di mister Carlo De Masi giocherà la sua gara in casa contro il Donova Biscelli, che non è avversario semplice. Stornarella Ortanova ad Ortanova sarà il derby dei Reali City e qui sicuramente vedremo anche una bella partita. Mister, che partita ti aspetta domenica? Tra virgolette in casa, perché comunque giochiamo sul neutro di San Severo. Niente, per noi, io ne ho parlato con i ragazzi nella seduta di allenamento di martedì. Per noi è la partita del riscatto, c'è un solo risultato e quindi dobbiamo fare di tutto per vincere questa partita. Non è importante come si chiami l'avversario, se è forte, se è meno forte, tanto di rispetto per loro, però dobbiamo vincere. Ecco, C'è un solo risultato, la vittoria. in questo secondo troncone di trasmissione abbiamo accolto con noi anche altri due ospiti che vengono sempre dalle squadre di Vico del Gargano, terza categoria, e dallo Sport Lucera, con il presidente Nicola Dattoli, che naturalmente ringraziamo. Andiamo a vedere un pochettino quelli che sono gli obiettivi. Il presidente sicuramente è quello che ha sottomano quella che è almeno la sua volontà. Qual è la volontà di Nicola Dattoli? So dire. Vuole vincere il campionato. Speriamo. Però comunque c'è un progetto con dei giovani, cercherete di portare avanti sempre quello che è il progetto dei giovani del posto. Sì. Proviamo di andare avanti. Certo, e poi abbiamo dall'altra parte, e lo ringraziamo naturalmente per essere intervenuto in questa seconda parte di trasmissione, il segretario Antonio Di Caterina. Buonasera. Buonasera. La vita del segretario in una squadra di calcio, spiegaci, perché forse è la prima volta che abbiamo un segretario ospite, a parte il segretario Vittorio Mancini, che è il segretario del settore giovanile del Foggia Calcio la settimana scorsa. Però non abbiamo affrontato questo tipo di discorso. Cosa fa un segretario in una squadra di calcio? È un segretario in una squadra di calcio, innanzitutto serve la passione, perché almeno io dedico la maggior parte della giornata allo Sport Lucera. Poi ovviamente ci sono i tesseramenti, tutta roba cartacea, diciamo, quindi tutto computer. Anche perché oggi come oggi è tutto online, quindi non è più come una Online, volta quindi. raccomandate quello, quell'altro, quindi adesso è tutto un discorso legato Ma al più facile o computer. più difficile? Ma Per me, bisogna entrare secondo me sì, nel bisogna entrare nel meccanismo, meccanismo. poi viene da sé, diciamo. Comunque, Fabio, se mi permetti, vorrei fare pubblicamente un complimento ad Antonio Che è perché visibilmente emozionato.
Sì, però comunque niente, io l'ho conosciuto quest'anno quando ho avuto la fortuna di iniziare ad allenare di nuovo il Lucera Calcio e quindi vedo che lui è un poco quello che si preoccupa, di, senza nulla togliere al presidente, al direttore sportivo, però lui è un poco il factotum della situazione, si sta occupando di tutto, anche di alcune cose che magari non sarebbero di competenza sua, quindi sta facendo alla grande il suo lavoro. Speriamo solo adesso di poterlo ricambiare io con i giocatori attraverso il campo. Speriamo. E durante la partita riesci a vederla la partita oppure sei tra gli incarti anche durante i 90 minuti? No, durante la partita sono gli unici 90 minuti che sto proprio concentrato. Fuori dagli incartamenti. Sì, sì. Importante anche i ruoli di quelli che lavorano alle spalle di tutto il meccanismo. È chiaro che in una società, la fortuna di una società, anzi, la fanno anche quelli che noi spesso chiamiamo la squadra invisibile, quelli che non escono, non appaiono, ma che spesso poi, come in questa occasione, possiamo vedere anche in volto e riconoscere davvero il lavoro importante di tutti coloro che fanno parte di una società di calcio. Insomma, con Rocco Tozzi. Ci sarà una parte amministrativa, una parte dirigenziale che segue. Abbiamo, come hai detto, gente che lavora nell'ombra, non appare mai, però sono importantissimi, come la figura del segretario, che ormai è importantissima in tutte le società, perché comunque devono stare collegati sempre con la federazione per vedere se tutto procede bene, se ci sono anomalie, per cui il ringraziamento soprattutto va a loro se la macchina funziona. E poi dall'altra parte delle telecamere c'è il direttore sportivo. Sì, 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 per quello è un'altra figura importante. Valutiamo un po' quello che è successo. Facciamo finta che non ci sente. Valutiamo un po' quello che è successo finora. Certo che i risultati stanno dando ragione alla vostra squadra. Sì, certamente, quindi. Certamente. Niente, questo è proprio la fortuna di avere queste persone che fanno un lavoro di squadra poi alla fine. Diciamo che lui è un factotum. Si occupa un po' dei ragazzi, si occupa di quello che succede la domenica, insomma. Si dà molto da fare e lavora nell'ombra, quella, purtroppo diciamo che la maggior parte di noi siamo costretti a lavorare nell'ombra per far funzionare la macchina, che è importantissima. Capitano, però, prossime partite? Prossima partita domenica a Riposo, domenica prossima a Zapponeta. Obiettivi? Vittoria. A Zapponeta poi? Una sconfitta e un pareggio, arrivati entrambi su rigore, una vittoria. Ecco. Dicevamo a microfoni spenti che probabilmente, anzi sicuramente, il Vico non ha preso ancora un gol su azione. Abbiamo preso due gol, uno Orsara su rigore, domenica in casa il pareggio dell'1-1 su rigore. Domenica in casa 1-1, peraltro gol del nuovo arrivo da Rienzo. Nuovo acquisto. Dal Vieste, dal quindi Vieste, anche sì, qui occhio ai giovani locali. Sì, 18 anni, un ragazzo in gamba, deve crescere perché... ce l'hanno dato per farlo crescere proprio il Vieste. Ecco, allora, l'obiettivo del Vico quest'anno magari sarà... Quest'anno è stato quello di rimettere in moto il calcio a Vico, per creare le basi, per poi costruire un progetto più serio per andare avanti e portarlo a livelli un po' più alti. Abbiamo sempre militato nelle seconde categorie, cercando di... per la prima volta di aspirare ad arrivare almeno in prima categoria, perché Vico non c'è mai arrivato. Ecco, e questi sono obiettivi che si possono raggiungere con il lavoro, sì, appunto, sì, sì, lavoro di tutti. Anche qui cerchiamo di analizzare un po' in questa parte finale di trasmissione il lavoro svolto finora dal tecnico. È soddisfatto la presidenza, la dirigenza è soddisfatta, sì, sì, del lavoro? Sì, abbiamo un tecnico di ferro più che altro. Un giocatore da una vita, poi uno che ama molto il calcio, è stato poi uno di quelli che ci ha spinto a rimettere in moto la macchina del calcio a Vico, per cui uno storico del calcio, poi Giuseppe Abruzzese. Io voglio ringraziare, se me lo permette, certo, uno di quelli che lavora nell'ombra, che è un segretario nostro, che è Felice Mastro Matteo, che non è presente qua perché... sta lavorando per noi, ecco, perché ce ne sono altri, poi comunque ringrazio tutti, così non, soprattutto, non si fa torto a nessuno, no, soprattutto il nostro pubblico che ci segue veramente con entusiasmo.
Ed è importante recuperare un po' dell'entusiasmo nel calcio dilettantistico, perché ultimamente nei campionati, insomma, di prima e di seconda, tante squadre che fanno parte del Nord Barese avevano un po' offuscato quella che poteva essere la luce rivolta. Diciamo che anche in questo campionato di prima categoria ci sono probabilmente troppe squadre che non sono della provincia di Foggia, però è chiaro che già in seconda si è recuperato qualcosa, solo due biscelliesi. Sì. Io credo, per quello che ho visto fino ad oggi, che comunque è un girone abbastanza equilibrato. Fa piacere vedere che ci sono tante squadre della provincia di Foggia con queste due squadre di Bicelli, che comunque di Bicelli, che sono due squadre comunque diciamo forti sicuramente. Una l'abbiamo incontrata qualche domenica fa, una la incontreremo domenica, però la classifica parla chiaro per loro. Però niente, il girone è abbastanza equilibrato, delle squadre del Foggiano fa piacere vedere che comunque non ci sia una squadra materasso, perché comunque oggi come oggi non inganni la classifica, ci sono delle squadre che abbiamo incontrato che stanno comunque al di sotto della nostra posizione, che io ritengo, diciamo, squadre all'altezza della situazione per puntare anche loro al salto di qualità. E faccio un nome a caso, perché è una squadra che mi è piaciuta, è il Cagnano Varano. Ecco, un ultimo giro di battute prima di chiudere questa nostra trasmissione. Naturalmente comincio con i ringraziamenti, comincio a ringraziare naturalmente coloro che poi alla fine sono rimasti fuori dalle telecamere, quindi il dirigente dello Sport Lucera Pasquale Cannizzo, il direttore sportivo del Vico Pasquale Abruzzese. Io ringrazio naturalmente anche Carmine Francavilla in regia, Gianni Martino alle camere, coloro che hanno curato appunto tutta questa trasmissione. Un'ultima battuta partendo dal capitano del Vico, abbiamo parlato degli obiettivi del Vico, dell'opportunità di salire anche nei prossimi anni. Gol? Non prenderli, continuare a non prenderli, da portiere continuare a non prenderli. Perfetto, e poi passiamo dall'altra parte con Carlo De Masi. È chiaro che l'obiettivo di quest'anno può essere magari centrare i playoff per cominciare a sentire l'odore poi dell'alta classifica. Sì, diciamo che quello dovrebbe essere il nostro grande obiettivo, almeno centrare i playoff, però oggi come oggi un grande obiettivo l'abbiamo già raggiunto, perché formare una squadra, formare un gruppo partendo dal nulla era, diciamo, una situazione abbastanza difficile. Ci siamo riusciti, adesso l'intento è quello di far crescere questi ragazzi attraverso il gioco del calcio fatto seriamente. E quindi magari cercare di arrivare a centrare almeno l'obiettivo dei playoff. Ci stiamo specializzando con Angelo Petrucci nei pronostici. La settimana scorsa quello del San Severo l'abbiamo preso. Diciamo, in Serie C Silver, delle quattro squadre che non lottano per il vertice, quindi Tamma Manfredonia, la Diamond Foggia, l'Olimpica di Cerignola e Bisano Vieste, qual è quella che può cercare di fare il salto di qualità e puntare ad arrivare magari ai playoff finali? Ma io dico che Diamond, trovando il giusto bandolo della matassa, perché la situazione è un po' complicata soprattutto all'interno dello spogliatoio per quel che riusciamo a vedere in campo, se si trova la giusta amalgama la Diamond Foggia può fare il suo bel campionato. All'inizio stagione avrei detto Vieste, poi è successo che Cirovic è dovuto andare via per infortunio, una serie di interventi sul mercato, poi di nuovo l'infermeria che ha praticamente catturato il 70% dei tesserati del Vieste. Ad inizio stagione ci avrei messo anche il Vieste di Corci De Santis. Quindi al momento, se devo giocarmi una carta, un'opportunità per scommettere, scommetterei sulla Diamond Foggia, sul suo rilancio, sul suo riscatto. Vicepresidente, in chiusura un'ultima domanda, sembra quasi scontata, però è anche importante sentirlo dire proprio dai diretti interessati. Punta più sul gruppo o pensa che l'individualità di qualcuno possa fare la differenza? No, punto noi soprattutto sul gruppo. Perché il gruppo è quello che poi dà i risultati. Noi abbiamo basato tutto sul gruppo, sul divertimento, sul riportare il calcio in modo libero, sano e genuino.
che è anche il primo obiettivo anche a livello sociale, quindi questa è la cosa più importante soprattutto per cercare di creare qualcosa per i giovani del nostro territorio. La nostra puntata termina qui, questa settima puntata di Dalla D alla Z. Io naturalmente torno a ringraziare Carmine Francavilla in regia, Gianni Martino alle camere, ringrazio naturalmente gli ospiti di questa sera partendo da quelli che non sono stati con noi, Pasquale Cannizzo e Pasquale Abruzzese dietro alle camere, con il segretario del Lucera Calcio Antonio Di Caterina, grazie. Grazie a te. Carlo De Masi, mister dello Sport Lucera. Buonasera, grazie di tutto. E poi anche un grazie ad Angelo Petrucci, particolare anche perché lui cura tanti servizi nel basket, grazie. Grazie a te Fabio e a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Dall'altra parte dello studio, Vico Del Gargano, il presidente Nicola Dattoli, grazie per essere stato con buonasera. Noi. Buonasera. Grazie anche ad Antonio Calabrese, capitano della squadra. Grazie a voi, buonasera a tutti. Che poi al termine della trasmissione abbiamo scoperto essere il portiere della squadra perché i gol non li vuole prendere. Un grazie ancora anche a Rocco Tozzi, vicepresidente. Grazie a voi per averci invitato e grazie a tutti per questa bella serata. E naturalmente troveremo occasione per ritrovarci ancora una volta qui negli studi di Teledauna, sia con il Vico del Gargano, sia con lo Sport Lucera. Angelo Petrucci ci sarà sempre, lo dobbiamo sopportare fino alla fine, così come sopportano me. Naturalmente il grazie più grande va a tutti quanti voi che ci avete seguito da casa. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Vico Del Gargano, supermercati DN di Dattoli Nicola, in via Papa Giovanni XXIII. Arriva qui tutta la bontà dei prodotti tipici locali, direttamente dalle fattorie del Gargano, salumi, formaggi, olio. Il supermercato di Nicola Dattoli punta tutto sulla qualità, dai prodotti locali ai marchi più prestigiosi del settore alimentare. Cortesia, gentilezza, qualità e convenienza. Ogni giorno al supermercato DN, offerte eccezionali. A Natale preparate la tavola con le straordinarie offerte del supermercato DN in via Giovanni XXIII, Vico del Gargano.